e andiamo avanti. Mi ricordo di aver fatto delle conferenze che sono durate 5 ore e mezzo, 6 ore, quindi ahimè. Allora, ci siamo? Cos'è? Ah, sì, se mi serve la uso. Thank you very much. Allora, posso? Bene, scrivere sull'acqua. Vedete, scrivere sull'acqua, innanzitutto bisogna fare una cosa che la gente non si ricorda mai di fare. Prima di tutto devi cancellare quello che c'è già scritto. Questa è una cosa importante. Vedrete che qualcuno lo fa senza accorgersene. Ci sono delle cose dell'acqua che noi non conosciamo, eh? Cose che sarebbe bene comprendere, perché la molecola dell'acqua è una cosa che ma neanche i chimici sanno quello che vi dirò oggi, però è assolutamente vero. Questa è una dei tanti modi di costruire la molecola dell'acqua. La molecola dell'acqua ha un ossigeno e due atomi di idrogeno a 104 gradi. Nessuno sa, quasi nessuno sa, che quando l'acqua si raffredda nel ghiaccio, questo angolo diventa di 108 gradi. 108, non un numero a caso. 108. È un numero importantissimo, è un numero videonico, è un numero ayurvedico, è un numero divisibile per 9, per 3, quindi è fondamentale. L'acqua ha questa caratteristica, gli atomi di idrogeno possono mettere le zampette dentro degli orbitali dell'ossigeno costruendo un legame che voi vedete che si chiama legame appunto idrogeno, sì che questo ossigeno qui non si sa più se è attaccato a questo ossigeno o è attaccato a quest'altro. Due molecole di acqua così collegate insieme sono saldamente legate tra di loro. Questo legame appunto idrogeno costa un sacco di chilocalorie, è una cosa molto importante e addirittura si possono costruire dei cluster, cioè delle strutture molto forti tra diverse molecole di acqua. 60 kJ è tanta roba, ogni molecola di acqua può fare due legami, quindi 120 kJ di forza per rompere il legame. Una delle caratteristiche delle molecole dell'acqua è di bollire alta, a 100 gradi. Ma perché l'acqua bolle così alta? Il pentano bolle a 35, no? Beh, il pentano non fa legami a punto idrogeno, invece la molecola di acqua ne fa addirittura 2 per molecola. Cioè, quando te scaldi, per fare in modo che l'acqua da liquido passi a gas, prima devi staccare tutte le molecole tra di loro. Per questo ci vuole una forza della Madonna e una temperatura elevata, perché sennò l'acqua non ci passa allo stato vapore se prima non hai distrutto i legami a ponte idrogeno. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste strutture tra le molecole di acqua potrebbero essere fortissime. Allora, è vero che è facile staccare una molecola di acqua dall'altra sputandoci sopra, ci soffi così e una molecola di acqua allo stato vapore, te non la vedi nemmeno, si stacca e va, diventa vapore. Ma staccare due molecole di acqua tra di loro costa 160 kJ. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando ti stacchi una molecola di acqua da un mare di molecole di acqua, una si stacca e l'altra viene presa dall'umidità dell'aria in un altro modo e quindi te spandi queste 60 o 120 kcal di kilojoule che stai utilizzando, questa grande energia, la spandi su una quantità di molecole d'acqua enorme, manco se scaldano, cioè non succede niente, neanche si raffreddano, non cambia la temperatura, non vedi niente. Ma prova a staccare due molecole di acqua tra di loro e ci sono solo due molecole d'acqua. Allora questo cosa vuol dire? 3. È vero che se introduco un solido nell'acqua e poi lo tiro fuori, l'acqua non se lo ricorda che io ho introdotto questo solido. Questa era la cattiva interpretazione di memoria dell'acqua. Quello non succede, l'acqua non ce l'ha la memoria che te hai introdotto un solido dentro, lo tiri fuori e le molecole di acqua si ricordano questo. Però non è vero che non si possa mantenere una informazione all'interno dell'acqua sotto molecole che si sono talmente incastrate tra di loro da costruire un cluster che quello manco a martellate lo togli. Non è vero. Quindi l'acqua ha una sua memoria. Già, ma
alcune informazioni importanti. Vai a vedere sui lavori scientifici cosa c'è scritto. Facendo passare una corrente alternata, debole. Avanti di alternata vuol dire che è positivo-negativo, 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 così. Succede una cosa, l'acqua si raffredda. Non l'avrebbe detto nessuno, qualcuno avrebbe pensato l'acqua si riscalda, cioè sto facendo passare la corrente elettrica dentro. No, si raffredda. Sottoponendo l'acqua ad un campo elettrico, essa varia le sue proprietà spettroscopiche. La variazione dura ore, giorni, mesi. Cambia il suo punto di ebollizione. Cioè cambiano le forze dei legami idrogeno, cambia il suo punto di fusione, cambiano le proprietà spettroscopiche, non è più quella stessa acqua lì, per giorni. Gli hai dato l'informazione e lei se la tiene. Il campo elettrico produce il rinforzarsi dei legami ad idrogeno, si è visto questo, facendo diminuire la solubilità di specie ioniche. Io voglio solubilizzare il sale da cucina, cloro di sodio nell'acqua, si scioglie. Te prendi l'acqua, ci fai passare dentro un campo elettrico forte, se ne scioglie la metà di sale. Perché? Perché le molecole di acqua non sono più libere, sono bloccate dai legami a ponte idrogeno, quindi non vanno più a rompere le palle e a solubilizzare lo ione sodio e lo ione cloro, che devono essere circondati dalle molecole d'acqua. Quindi le molecole d'acqua devono essere staccate tra di loro, se invece sono attaccati in cluster e il cloro di sodio diventa non più solubile. Che te credi che i miei colleghi chimici ne sapevano queste cose qua? Guarda, il campo magnetico produce invece, il campo magnetico, un effetto contrario, al contrario di quello elettrico, e la distribuzione dei legami a ponte idrogeno, la distruzione dei legami a ponte idrogeno, aumentando il disordine molecolare, cioè si staccano le molecole tra di loro e quindi ognuna fa quello che deve fare. Inoltre, il campo elettrico, a seconda dell'asse in cui va, in questo senso e in quest'altro senso, una componente rafforza i legami a ponte idrogeno e l'altra li distrugge. Ma non è così. Questo è quello che c'è scritto in un lavoro scientifico. Siccome il campo magnetico è ortogonale al campo elettrico, è la componente magnetica del campo magnetico che distrugge i legami a ponte idrogeno, mentre la componente elettrica è sempre quella che le rinforza. Che cosa vuol dire tutto ciò? Lavoro scientifico. Vedi? L'acqua si raffredda quando io faccio passare la corrente elettrica. Perché accade? Perché i legami a ponte idrogeno si rinforzano, quindi le molecole di acqua si agganciano tra di loro. Il sistema va a un grado di energia più bassa e butta fuori il calore in surplus. Diventa cioè una situazione più stabile, quindi con un'entropia più alta, quindi con un ordine e una simmetria più elevata. Più elevata. Allora, guardate, si potrebbe pensare che queste siano le molecole d'acqua, e le molecole d'acqua sono come dei pendoli, sostanzialmente, che oscillano tra di loro, e noi li abbiamo messi dentro un campo. E allora gli diamo un'informazione, li urliamo, facciamo qualcosa, un campo elettrico, un campo magnetico, fononi, cioè suono, e le onde fanno così. Siccome ogni pendolo, molecola di acqua, chiamiamolo pendolo, ha grosso modo la stessa frequenza, l'abbiamo rappresentato con un circoletto che ha lo stesso raggio. Però vedete come questo, si vede che c'è un po' di ordine e un po' di disordine, però che le molecole rappresentano un po' vedete, un'onda che in qualche modo si sposta. Questo vuol dire che noi potremmo prendere tutte queste molecoline qui e fargli fare tutte insieme la stessa cosa, cioè renderle omogenee. Renderle omogenee. Allora noi abbiamo tutta una serie di pendoli e che sono metronomi, tic tac, tic tac, tic tac, e cerchiamo di metterli tutti in fase. Vediamo che cosa sta succedendo. Mentre quello che sta succedendo lo vedete lì, vi dico che questi pendoli sono posti su una superficie legata a due bottiglie di plastica, a due rotori che fanno oscillare lievemente la base. La base oscilla. Questo vuol dire che i movimenti di ognuno di questi pendoli
trasmette all'altro, attraverso la base che si muove, le sue informazioni. E quello che sta accadendo è che i diversi pendoli, che pendolavano tutti a frequenze quasi uguali, perché i pendoli, per quanto siano costruiti meccanicamente, in qualche modo i metronomi non ti danno la stessa frequenza precisa, te non te ne rendi conto, quindi sono frequenze diverse che ti hai fatto partire in modo a caso. Così quello che sta succedendo è che i pendoli si stanno sincronizzando. Sta succedendo qualcosa. Perché ciò accade? Fino ad ottenere la totale sincronia del sistema. Quando tutto il sistema sarà sincronizzato, te potresti prendere questa tavola, metterla, appoggiarla per terra in un posto in cui non si muove più, e i pendoli comincerebbero a riperdere la frequenza tra di loro. Che cosa sta succedendo? Tra. E a un certo punto tutto, i soldatini andranno tutti alla stessa frequenza. Che cosa succede quando tante molecole di acqua vengano sottoposte a un campo vibrazionale in grado di farle vibrare tutti alla stessa frequenza? Lì passa la informazione, perché l'informazione è legata alla frequenza vibratoria. Vedete? E non c'è niente da fare. Che cosa è successo? Questa è una ricerca giapponese. I giapponesi si sono trovati di fronte a questa cosa, hanno pubblicato questo video che è diventato virale su internet, e hanno cercato i fisici americani di spiegare con la matematica, i matematici, questa cosa. Hanno creato delle equazioni allucinanti, che non ci si capisce niente dentro. Bastava guardare l'entropia del sistema. L'entropia si abbassa sempre. Il sistema è diventato simmetrico, mentre prima era completamente asimmetrico. L'entropia S è uguale al meno logaritmo dei pendoli, no? Quando, come mai l'entropia aumenta? Perché il segno meno è puramente fattuale. Come mai l'entropia aumenta? L'entropia aumenta perché il numero dei pendoli dovrebbe diminuire, ma il numero dei pendoli è sempre lo stesso. E allora cosa succede? Che mano a mano che i pendoli pendolano tutti i metronomi con la stessa frequenza, non ci sono più tanti metronomi, c'è un metronomo solo. Ecco dov'è il problema. Quando tutte le molecole di acqua vibrano alla stessa frequenza, non ci sono più milioni di molecole d'acqua, milioni di cellule del cuore che lo fanno battere tum 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 così. No, c'è una cellula sola. Capite che cosa vuol dire questo a livello di consapevolezza e di coscienza? Quando tu entri in questo campo morfico, per cui sei in relazione a tutto il resto, tu non sei più Rossi Giovanni, tu sei l'universo. Questo lo dicono i pendoli, ma lo dice la termodinamica di questi sistemi, che è stata studiata in questo modo. E la scienza te lo dice, vedi? L'analisi mostra questo. Non sono solo gli elettroni, addirittura semimobili, del giudice è il fisico che ha studiato queste cose. Gli elettroni sono della molecola di acqua, gli elettroni superficiali, che assumono quella frequenza di rotazione attorno al nucleo, tutti uguali, ma sono anche i protoni del nucleo che fanno la stessa cosa. Quindi dire che l'acqua non ha elettroni mobili, come dicono e raccontano i fisici più anziani, è una cazzata. Perché ciò accade? Vedete? C'è scritto sostanzialmente il secondo principio della termodinamica, che sostiene che l'entropia del sistema S deve sempre aumentare e con essa deve diminuire la temperatura del sistema. Ecco perché si stava raffreddando l'acqua, perché i pendoli si mettevano tra di loro in fase, cioè l'acqua veniva informata, creando un sistema coerente. Questi sono i termini. In altre parole, il processo di simmetrizzazione dell'universo nel tempo produce il raffreddamento di tutto il sistema. Da 9 Kelvin noi siamo giunti a 2,7 Kelvin. L'universo si sta raffreddando, cioè si sta simmetrizzando. Stiamo acquisendo, cioè, consapevolezza di noi. Al di là di tutto questo, c'è scritto chiaramente questo.
Si crea dunque coerenza tra il campo e le sue componenti interne. Tale coerenza è alla base delle reazioni chimiche, per esempio, ma anche a interazioni tra due oggetti. La reazione chimica è questa: te c'hai due composti chimici, li metti in un campo morfogeneticamente coerente, le due molecole vibrano alla stessa frequenza e il campo vuole che esse si avvicinino. Non ha importanza la distanza che esse hanno, anche se sono una su Alfa dei Centauri e una sulla Terra, si avvicinano per reagire, perché nell'avvicinarsi l'entropia del sistema aumenta, perché queste diventeranno il prodotto di reazione, pum, una molecola sola. E lì c'è scritto, ma ci può essere questo entanglement, questa corrispondenza di amorosi sensi, direbbe Goethe, tra due cervelli. È possibile che due cervelli si scambino le informazioni tra di loro? Sì, noi siamo il 99,9% di molecole d'acqua, in peso il 99,5% di acqua. Per questo l'acqua è la molecola della vita, perché solo le creature che sono basate sulla molecola di acqua viventi, immerse in un campo morfogenetico come quello dell'universo, che risuonano la frequenza della UM e che sostanzialmente poi avrà a che fare con quella che è la frequenza della CMB, la radiazione di fondo, tutti gli esseri viventi che vogliono e si trovano nelle condizioni di volerlo fare, mettono in condizioni le molecole di acqua del loro cervello di vibrare tutte nella stessa misura, perché le molecole di acqua su Alfa dei Centauri o sulla Terra sono uguali, sono sempre molecole di acqua. Questa potrebbe essere una diapositiva difficile che vi fa arrovellare il cervello, ma vi dico io che cosa vuol dire. L'informazione che cos'è? Perché l'informazione è quella cosa che passa da una parte all'altra e produce coerenza e quindi abbassamento dell'energia, innalzamento dell'entropia con miglioramento della simmetria del sistema. L'informazione è una cosa che un signore che si chiama Shannon, lo vedremo fra un attimo, ha scoperto che si lega la probabilità di avere una buona informazione con il valore dell'entropia. Sostanzialmente, aumentando l'entropia del sistema, aumenta anche l'informazione. Oppure, detta in un altro modo più complesso, quando io ho un'entropia fissa, in qualche modo, se questa entropia ha a che fare con 100 palline, io ho un'entropia 100 per 100 palline. Quando le palline diventano 1, io ho un'entropia 100 su una pallina sola. Cioè, diminuendo le palline, io ho una consapevolezza esatta di quello che sta succedendo su questa pallina. Perdo la consapevolezza quando le palline diventano tante. È come se io dovessi tenere sotto controllo 15 figli. Cosa fa questo? Cosa fa quello? Cosa fa quell'altro? Poi finisce che qualcuno mi si butta dalla finestra. Invece, se ce n'ho uno solo, tutta la mia attenzione è su di lui. So esattamente sempre quello che fa. Questo è quello che dice Shannon. E questa non è una diapositiva mia, ma è di un fisico. E si legge chiaramente la parte di sotto, sostanzialmente, che è più importante. Shannon afferma che la formula per calcolare il livello di imprevedibilità dell'informazione è uguale a quella usata da Boltzmann per la termodinamica, quella che dice che cos'è l'entropia. Quindi informazione ed entropia si comportano allo stesso modo e l'ignoranza equivale al disordine, alla incertezza. L'informazione invece equivale all'ordine. Lo devo dire perché tecnicamente qualcuno ha detto che io ho detto una cazzata. No, l'ha detta lui, perché non ha capito una mazza di quando ha studiato chimica fisica. Quindi non basta studiare, devi capire, se no siamo rovinati. Quindi il teorema di... Poi c'è un teorema di elettrodinamica dei campi, di quantistica dei campi, che dice che due molecole inserite in un campo di forze tenderanno ad oscillare alla frequenza del campo. C'è un teorema che lo dice. E ciò provocherà l'attrazione tra loro due, e quindi loro due potranno creare fenomeni particolari di entanglement. Allora è possibile entanglare due cervelli, visto che sono sostanzialmente fatti di acqua, far passare un'informazione da una parte all'altra. Lavoro scientifico, università. Vedi,
neuroni come oscillatori. E ti spiega qui, ma com'è possibile che i neuroni oscillino tutti nello stesso modo all'interno di un campo? E ti spiegano tutto per bene e alla fine dell'articolo ti dicono non ci abbiamo ancora capito una mazza, perché il neurofisiologo non conosce la fisica quantistica e non sa che ci sono le teorie dei campi che ti spiegano invece che così deve essere. Però è interessante comprendere questo. Questo articolo dice: io prendo 350-360 persone, le divido in gruppi di due, due a due li collego in due stanze diverse a due elettroencefalogrammi. Al primo gli faccio l'elettroencefalogramma e lo registro, quindi gli sparo le lampade nella testa, lo punzecchio con le coppe, che poi invece sono anche un po' sadici, così tutte quelle che gli spesto un piede, caccio nel sedere, per vedere come reagisce l'elettroencefalogramma. E all'altro invece gli faccio solo registrare l'elettroencefalogramma dicendo di correlarsi come vuole lui, con una meditazione interna, con quell'altro. Quindi uno dei due subisce il trattamento dell'elettroencefalogramma, l'altro no. I due elettroencefalogrammi sono uguali. Cioè, uno dei due sente gli stimoli dell'altro. Dietro questo articolo ne vengono fuori degli altri. Come per esempio questo. Come si mettono in fase due cervelli? Perché qui studiano i cervelli messi in fase. E hanno scoperto che per mettere in fase due cervelli bisogna che le due persone cantino la stessa canzone. L'elettroencefalogramma si equalizza sostanzialmente. Lo capite la mamma quando canta al bambino, no? Il bambino piccolo e neonato sembra quasi voler ricantare, perché c'è un entanglement fondamentale. Guarda questi altri lavori. Anche suonando assieme anche note differenti. Basta suonare assieme, si crea un entanglement. Questi sono lavori scientifici su giornali di neurofisiologia, non me li sono inventati io. Questi due poi sono allucinanti. Che cosa dicono questi due lavori? Questi due lavori dicono una cosa: se io prendo un gruppo di persone, li divido in due, uno lo prendo e gli faccio il solito elettroencefalogramma e gli sparo negli occhi una serie di flash, qualcuno l'avrà fatto l'elettroencefalogramma, ti sparano questi flash e vedono le risposte che te c'hai del sistema parasimpatico, quindi il battito del cuore, qui così, no? L'altro gli dicono di mettersi in contatto mentalmente col primo, lo chiudono in una stanza buia e gli fanno le fotografie all'infrarosso. Bene, tutte le volte che al primo gli sparano il flash nella testa, l'altro gli si sviluppano nel lobo destro dei biofotoni. Cioè, l'altro produce il segnale luminoso che il primo assorbe. Capite che non c'è ombra di dubbio, i due cervelli sono in entanglement tra di loro. Perché gli hai detto, siatelo, fatelo, mettetevici. Questa cosa la dicevi, stavamo parlando anni fa, rispetto alla bambina messa in una stanza. In una seduta di ipnosi. Cioè, sì. La madre che raccontava. Nella seduta di ipnosi quello succede. Io metto in ipnosi un soggetto e il soggetto in ipnosi mi diceva cosa stava leggendo il suo fidanzato nell'altra stanza, che era nell'altra stanza e stava leggendo un libro. Quindi c'è una non località fisica dello spazio-tempo, come dice Bohm, tra parentesi. Quindi non ci sono più tanti pendoli, c'è un unico pendolo. Quindi se a un unico pendolo gli pesti un piede, tutti gli altri pendoli che sono sempre lo stesso pendolo sentono la pestatura del piede. In qualche modo funziona così. E qui c'è scritto come funziona. I lavori scientifici prevedono che ci sia due tipi di acqua, un'acqua che in qualche modo solvata disordinatamente dei cluster di acqua estremamente ordinati. E qui c'è l'articolo scientifico che lo dice. Allora, esistono dei cluster di acqua, cioè dei pezzi di acqua precisi che te non li spacchi neanche a morsi. E quindi se tu riesci a dare l'informazione alle molecole di acqua, mettetevi così, e fate in modo che la vostra superficie sia fatta così, poi tiri la bottiglia di acqua nel muro, stai tranquilla che quel gruppo di molecole di acqua rimane così. Allora vedi che la memoria dell'acqua esiste? Ecco che cosa stava succedendo.
Questa era l'idea. Non vi faccio vedere questa, né questa, né questa, né questa. Ma questa sì. L'acqua come carrier di informazioni. Informazione è forma in azione. Dov'è l'informazione? L'informazione è nella struttura superficiale del cluster. L'informazione, lo vediamo tra un attimo, è solo legata al tipo di onda, per esempio sonora, che colpisce la molecola di acqua, ma potrebbe essere un'onda elettromagnetica. La forma dell'onda è l'informazione. Tutti lo sanno. Questo ormai è Masaru Emoto. Cosa ha fatto Emoto? A me ha detto un sacco di cazzate, però ha scoperto una cosa importante, newegiane. Vogliamoci bene, l'amore, Gesù Cristo, tutte quelle cose lì che io butto dalla finestra. Ma una cosa fondamentale l'ha detta. Ha trovato un sistema senza la GX di fotografare l'acqua. Nell'istante in cui prendeva l'acqua e gli dava una informazione sonora, ghiacciava tutto. Le molecole di acqua così rimanevano bloccate in un reticolo cristallino. E te con tutta calma, con 5 lire e non c'avevi più un mega apparato che faceva i raggi X, capivi esattamente come la tua radiazione di fondo aveva colpito quel gruppo di molecole di acqua. Un genio, un genio. E da lì si vede che ci sono informazioni diverse. E poi finalmente arriva Hawkins, e Hawkins fa tutti i calcoli, lui studia i buchi neri in realtà, e l'entropia dei buchi neri. Non entro nell'entropia dei buchi neri perché è un argomento affascinante dove si capisce che l'entropia, cioè la coscienza, non può mai diminuire. Questa è una cosa però che esula dall'argomento di oggi. Ma Hawkins dice, state tranquilli, quella cosa che contiene entropia, e l'entropia non può mai diminuire, quindi se un oggetto viene buttato in un buco nero non è che scompare la sua entropia. E da lì nasce l'idea dell'universo olografico, ma non fatemi dire di più, è la forma dell'onda, è la forma. Il cluster non è il volume che occupa quel numero di molecole d'acqua a dire che tipo di informazione c'è, è la forma della superficie. In quel contesto sarà capito una cosa fondamentale, che ci vuole poca energia, perché tutto ciò che fai con tanta energia non funzionerà. Ricordatevi le frequenze di anima, mente e spirito, 4 Hz, roba poco, piccola. Voi pensate di avere io con un'onda voglio prendere lo stampo, l'informazione di quel nottolino tondo al centro. Allora cosa faccio? Parte l'onda, che parte, sì, devo vedere io. Aspetta. Qua. Questa è l'onda che è dritta, poi piano piano va verso questo nottolino tondo e mano a mano che ci si avvicina si piega la molecola di acqua, l'onda, no? Quando passa un po' si porta dietro la forma dell'onda, si sta portando dietro una informazione. Bene. E se quell'onda va a sbattere contro della marmellata, la marmellata verrà modellata con la forma dell'onda. Provate a prendere un'onda gigantesca e fare fum, così, non c'è nessuna informazione, perché l'onda ha talmente energia, passa talmente velocemente che non è in grado di prendere lo stampo. Qui c'è un teorema dietro, fondamentale, ma c'è anche il comportamento del DNA. Ah, se qualcuno ci avesse voglia, per non rompermi le palle, di andarsi a vedere tutta questa bibliografia, lì dentro c'è scritto tutto quello che ho detto finora. No, perché sennò mi stanno a dire, no, lei non ha capito un cazzo. No, va bene che forse è il contrario. Allora, appare chiaro alla scienza che le piccole variazioni di intensità dell'energia producono in proporzioni grandi effetti, mentre grandi quantità di energia producono modesti effetti. Questo è un teorema, il teorema di Shannon. Sembra un libro di... E c'è un altro teorema che dice questo, che è il teorema di Fechner-Weber. Guardate questa strana formula, guardate da un punto di vista neurofisiologico che cosa vuol dire questa roba qua. Bisogna misurare la sensazione di uno che mi ha dato una pestata a un piede, no? E I è lo stimolo dato, cioè la pestata. Io ti ho dato una scarica elettrica di 100 watt, te come l'hai sentita?
la sensazione. E si scopre che facendo i calcoli la formula finale è questa, dove sostanzialmente quando il logaritmo di S è 0, cioè della sensazione, K diventa la sensazione primordiale, cioè la sensazione base, la sensazione più piccola che puoi sentire. K è uguale a meno A logaritmo di I. Ma non vi ricorda la formula dell'entropia di Boltzmann? E allora scopriamo che ci sono tre formule importanti. Weber-Fechner, Boltzmann e Shannon. Weber-Fechner dicono che te, quando ti danno una corrente elettrica di 1 watt su un dito, te senti una scarichetta, di 2 watt senti una scarichetta. E fai la differenza tra 1 watt e 2 watt e dici, ho sentito una bella differenza. Tra 100 watt e 101 watt non senti nessuna differenza. Quindi la differenza dello stimolo la senti quando lo stimolo è basso. Vuol dire questo. In altre parole, siccome questa è la stessa formula della informazione, l'informazione è sostanzialmente è tanta quando l'energia è bassa. Vuol dire questo. E allora, metti tra di loro in paragone le formule dell'entropia. S uguale a K logaritmo di V, dove V sono i microstati. Io posso essere in piedi o seduto, i microstati sono 2. Posso essere solo seduto, il microstato è 1. K è la costante di Boltzmann, che non serve a niente. Serve solo a dare un ordine di grandezza, una dimensione. Perché sennò l'entropia vera, pura, è adimensionale. Benissimo, cioè l'ordine, la coscienza è adimensionale, l'entropia è la coscienza. Il teorema di Weber-Fechner, S è uguale a K logaritmo di T, anche qui c'è un segno negativo come vi ho fatto vedere, ma qui l'hanno messo dentro la costante K, logaritmo di I, scusate. E poi c'è la legge di Shannon che dice la probabilità Px dell'informazione, il meno logaritmo di questa probabilità, sempre più o meno una costante, è uguale all'informazione. Guardiamola meglio questa cosa, per un attimo, così si capisce meglio. Guardate che cos'è un bit. Un bit è stato identificato da Shannon, tutti hanno il computer però non si ricordano più cos'è un bit. Allora, si definisce con bit la quantità di informazione necessaria e sufficiente per discriminare tra due situazioni, noi diremo tra due microstati. Un mezzo, ci sono due possibilità, acceso o spento. Un mezzo, K logaritmo di un mezzo è uguale a un bit. Allora capite che se invece di esserci solo due possibilità, ce ne sono un milione di possibilità, io non ho un'informazione di un bit, ho 0,00001 bit, cioè non ho nessuna informazione. Capite che cosa vuol dire questa cosa qui? Se noi torniamo indietro per un attimo, si scopre che tutto questo si identifica con una legge precisa, che è questa, che è quella che ho scritto io qui, qua. Coscienza uguale 3n più 1, che poi vi dico cos'è, 4.318, 4.32, logaritmo in 2 di la sezione aurea. Questo pezzo qui è esattamente la formula dell'universo olografico e questo pezzo qui, 3n più 1, è un termine che ti dice quanto tu hai capito di quello che stai facendo, cioè un termine che è proporzionale alla consapevolezza. Cioè, quando n è più piccolo di tutti, tu hai la consapevolezza massima. Quando n è 0, questa formula diventa uguale a quella di Shannon, a quella di Weber-Fechner e a quella di Boltzmann. Quando n è uguale a un numero diverso, per esempio 2, 2 per 3, 6 più 1, 7, tutto questo sistema qui viene uguale a coscienza che fa 21. Sapete che cos'è 21? 21 è esattamente l'area di Planck, cioè l'area più piccola che ci può essere in un fotone. L'area. Ma l'area era la consapevolezza, secondo quell'altro che ti ho detto prima. Quindi è esattamente una formula che ti stabilisce come è fatto l'universo. Questa formula così semplice ti dice una cosa sola. Diciamolo in termini semplici. Io sono il creatore dell'universo. Inconsapevolmente ho creato l'universo che è un frattale. E lo vedo come un casino della Madonna, un frattale veramente complicato. Ma è un frattale che io ho creato.
E nell'istante in cui l'ho creato, la mia consapevolezza aumenta. Mano a mano che aumenta la consapevolezza, questo frattale che mi sembra complicato mi diventa più semplice. Ma non perché è modificato il frattale, è perché la mia consapevolezza è modificata, cioè il valore n del termine 3n più 1. Alla fine sarò talmente consapevole di quello che sto facendo che questo frattale mi sembrerà semplicissimo. Questo è come c'è il rapporto tra la nostra consapevolezza e la informazione del sistema. E ovviamente questo ve l'avevo già detto. Però, quindi la probabilità che un evento accada, che cos'è la probabilità? Da un punto di vista quantistico, a un certo punto noi sapevamo, prima della quantistica, quindi siamo prima del 1900, che un evento sarebbe accaduto oppure non accaduto. Avevamo questa informazione, non avevamo altro. Dopo la quantistica dice no, un evento non è che accade o non accade, un evento ha la probabilità più o meno alta di accadere. Siccome noi siamo i creatori dell'universo, la probabilità in questo contesto rappresenta la consapevolezza che tu hai di quell'evento. Perché? Se tu hai un'alta consapevolezza, la probabilità è 1, cioè l'evento sei sicuro che accade. Se hai una bassa consapevolezza, in proporzione darai una probabilità a questo evento di accadere o no. Quindi la probabilità in termine quantistico è la rappresentazione della coscienza che l'operatore ha quantistico mentre sta facendo la prova. Un concetto totalmente nuovo, però interessante. Andiamo in fondo. Tanta energia, troppe informazioni. Questo l'abbiamo sempre visto. Perché il DNA contiene le informazioni e l'eptacontano C70H149 no? Perché? Perché no? 140, scusate, ci ho messo 9 idrogeni in più, ma però con tanti idrogeni insomma. Una catena idrocarburica lunga si può arrotolare anche questa, può fare anche questa delle cose. L'informazione del DNA è legata alla capacità del DNA di mettersi in conformazioni precise, 1, 2, 3, 4, 5. No, in tutte le conformazioni che vuole, perché tutte le conformazioni sono tutte le informazioni e tutte le informazioni è nessuna informazione. Per questo il DNA ha 5, 6, 10, 20 conformeri precisi e sono 20 informazioni e da lì non si esce. Il DNA è la molecola più semplice che c'è. C'è un poco di zucchero, un poco di acido fosforico e 4 basi puriniche e pirimidiniche, non c'è altro. È di una semplicità pazzesca. E questo va capito, perché se no non si va da nessuna parte. Allora dobbiamo scrivere nell'acqua, perché a questo punto mi è venuto voglia di sapere come funziona. Allora, noi siamo immersi in un campo morfogenetico, direbbe Sheldrake, in un campo morfogenetico che agisce sui pendoli, coerentizzandoli. I nostri cervelli potrebbero essere intrisi e fatti sostanzialmente di acqua, che è il solvente della natura. Io, per influenzare tutta questa gente, gli mando un segnale, li coerentizzo tutti e poi gli dico vota picone. Capisci a me come funziona? Potrebbe funzionare così. Beh, piatto ricco mi ci ficco, lo voglio fare, facciamolo. Dunque, la prima cosa da fare è cancellare tutto quello che c'è già scritto. Pensate che si vendono degli aggeggini fatti di campo magnetico che ti attacchi al rubinetto per farci passare l'acqua dentro, perché ti dicono ah, quest'acqua è meravigliosa. No, è un trucco, perché non hanno capito come funziona e quindi non avendo capito come funziona, non avendoci cioè la consapevolezza di come funziona, non serve a niente, come tutte le cose. Allora, bisogna fare così. Bisogna pulire. Per pulire, campo magnetico a brezza, cioè un forte campo magnetico che staccherà tutte le molecole di acqua tra di loro, distruggerà tutti i legami a ponte di idrogeno e farò in modo che queste molecole di acqua debbano passare in un percorso verso nord. Perché? Perché se tu vedi le linee del campo magnetico, scopri che quando hai orientato il tuo iPad verso nord, il detector del campo magnetico ti dice che in quella direzione il campo magnetico è zero. Quindi non ti si sporca il segnale. Sarà per questo che la piramide di Giza era legata a nord? Con l'acqua dentro, tutte quelle cosette strane. Facciamoci un pochino mente locale. E abbiamo fatto. Però ora dobbiamo scriverci. E come ci si scrive? Ci si scrive col campo elettrico. E chi l'ha fatto? Luc Montagnier. Luc Montagnier l'ha già fatto, premio Nobel per la medicina, quindi poverino, ha fatto lui. E sono lavori a cui ha partecipato anche del giudice sulla memoria dell'acqua. Si fa così sostanzialmente, in quei lavori scientifici che sono stati molto contestati, però il premio Nobel che ci posso fare? Fai un po' te.
prendi una provetta, ci metti dentro dell'acqua distillata e, che ne so, dei pezzi che potrebbero essere degli amminoacidi con un opportuno catalizzatore, per cui questo catalizzatore farà in modo che gli amminoacidi si appiccichino tra di loro, un catalizzatore che sicuramente sarà qualcosa di acido fosforico, perché devi togliere delle molecole di acqua, sostanzialmente, per fare il polipeptide. Dall'altra parte ci metti sostanzialmente un pezzo di DNA che è in grado di dare quelle informazioni che serviranno per attaccare tutti quegli amminoacidi che servono per fare il polipeptide. In questa seconda provetta registri un campo magnetico e elettromagnetico che viene fuori, o meglio, bombardi in realtà con un campo elettromagnetico debole, 7 Hz, e registri un segnale in uscita. Il segnale in uscita lo mandi a 500 km via computer alla provetta dove c'è dentro la roba smontata, e in automatico la provetta monta insieme una sequenza di amminoacidi pari alle istruzioni della bottiglietta del DNA che stava a casa. Capisci a me cosa vuol dire? C'è una informazione, forma in azione, che questa volta è passata da una parte all'altra dell'universo, quindi in un percorso spazio-temporale, non solamente spaziale, e ha dato origine a dei risultati precisi. Non commenterò il lavoro di Luc Montagnier, perché solamente sull'utilizzo dei 7 Hz ci sarebbe da divertirsi, però questo mi serve solo per dire che l'hanno già fatta questa cosa, e lo fa in Italia Massimo Citro, sostanzialmente. Gli stessi esperimenti li faceva Emilio Del Giudice, lo faceva Preparata all'Università di Milano. Lo fa anche questa ditta che vende concimi e fa ricerca sui terreni agricoli e ha prodotto questo aggeggio. È un tubo, è un pezzo di roba che si mette nel tubo dell'acqua. Si fa passare l'acqua di qui dentro, se si orienta a nord si ottengono i migliori risultati, e nell'involucro c'è dentro una serie di fili che, orientati in un certo modo, fili elettrici, producono un campo, sostanzialmente è un'antenna, con dentro delle sostanze, per esempio antifungicidi, anticrittogamici. L'acqua che passa qui dentro è informata di ciò che sta succedendo fuori. In quel contesto irriga il campo aumenta dal 50 al 70 al 25% di più la grandezza dei frutti e non viene più attaccato dai parassiti. L'hanno fatto, funziona, capisci a me? Allora questo vuol dire che noi possiamo veramente, cioè, lo fanno, ma non sanno perché funziona, perché comunque non hanno la coscienza e la consapevolezza di una entropia, di che cos'è la termodinamica, di che cosa sono le leggi di Shannon e così via. Voi puppatevi questa letteratura scientifica mondiale e andate a vedere poi che è in realtà questo è quello che succede. Perché l'acqua è la molecola della vita? Essa è costituita da pendoli, ora lo sappiamo, che oscillano a frequenza in un campo morfogenetico, sceldreniche, no? Che le manda in stato di coerenza. In quell'istante tutte le forme viventi fatte di acqua nell'universo potrebbero essere la stessa cosa. È per questo che noi possiamo essere, avere consapevolezza di essere una cosa sola, se vogliamo, perché noi abbiamo la consapevolezza di metterci in uno stato tale da poter fare in modo che le nostre cellule del cervello vibrino a quella frequenza lì. Cioè dobbiamo mettere noi la nostra volontà, perché un pendolo, un metronomo lo fa perché glielo facciamo fare noi, ma noi abbiamo consapevolezza. La differenza che c'è tra un pendolo e me è che io ho coscienza, il pendolo no. La differenza è che il pendolo non è vivo, io sì, perché la vita che cos'è? La presenza di coscienza. Se te non c'hai coscienza, non sei vivo. L'informazione è la vibrazione, che cioè suono o e luce, cioè la forma dell'onda. Attraverso la forma d'onda e la forma della superficie dell'oggetto, vi dirò, è toroidale, ma non vi dico perché, se no ci facciamo notte, che contengono esse si manifestano muovendo una informazione che contiene solo entropia. L'entropia si sposta, quindi, e si conserva. Questo è un po' quello che succede tra i fotoni e gli antifotoni dell'universo.
acceso spento, che poi non è acceso spento, è acceso in un modo, acceso in un altro modo. Te vai in discoteca, ti sparano una luce fortissima che clignotta, come dicono i francesi, acceso spento, te la vedi, che sta tante volte accese quante spente, te la vedi solo accesa, perché non la vedi tante volte spenta? Questo è un po' l'aspetto fondamentale, perché c'è uno stimolo e un non stimolo. Questo accade con i fotoni e gli antifotoni. Il fotone appare e scompare, ma tu lo vedi solo quando è fotone, perché quando è antifotone ha una elicità che non è compatibile con la simmetria dell'universo materiale, quindi non lo vedi. È come per te una luce spenta. Gli antifotoni sono qui, uguali. E la vibrazione del rumore di fondo è quella che ci dà tutte le informazioni. Vedete, una delle domande di partenza era: ma i fotoni hanno coscienza? Ci potevamo chiedere questo, la coscienza è dappertutto, è nei sassi, questa è un po' la cosa ayurvedica. Il fisico, Photon Consciousness, Fact or Fancy, in una rivista di fisica, lo leggete lì, e la risposta è no, il fotone non c'ha coscienza, lui usa la costante di Boltzmann per calcolare il fatto che il fotone abbia coscienza o no. Ma perché vi faccio vedere questo articolo? Perché voi pensate che un fisico, siccome è un fisico della coscienza, se ne fotte? No, c'ha scritto un lavoro sopra. Quindi siamo nell'istante in cui anche i fisici cominciano a chiedersi che cos'è la coscienza. E ci sono dei lavori di Penrose e Amenoff che hanno pubblicato un libro insieme sul che cos'è la coscienza. Per loro è una cosa che sta dentro alcuni microtubuli del cervello a grandezza di fotoni, sostanzialmente, che si comportano e fanno un certo numero di cose, cosa che si è dimostrata non vera, perché quando ho mostrato la fotografia, se ne parlava oggi, del cervello vuoto e quella persona che aveva un quoziente di intelligenza di 80 e aveva il cervello vuoto, beh, poverino, era un po' ricoglionito, ma un quoziente di intelligenza 80 c'aveva, chi lo voleva quello lì? Che non aveva i microtubuli del cervello, perché non c'aveva manco il cervello. Quindi Amenoff non aveva ragione. Noi cosa possiamo dire? Attenzione, il fotone non ha coscienza. Il fotone è però quel pendolo che trasporta la coscienza. È come quell'onda, quella molecola di acqua, quel mare di acqua attraverso la quale il nostro segnale, perché siamo noi i creatori dei fotoni, sostanzialmente siamo noi che gli diamo il via ai pendoli, attraverso l'universo si spande il segnale dell'informazione. Quando io ti dico ehi là, a un certo punto questo segnale si spande e quello laggiù comprende, se ne ha voglia. Ah sì, ecco come funziona. Questo è un pendolo e qui in basso vedete come è fatto le video, cioè come è fatto il fotone. Vedete che l'asse centrale si abbassa, diventa piano, poi si rialza, al contrario, cioè i due colori, alto-basso, si stanno invertendo. Fotone, tu, antifotone, fotone, antifotone. Questo è il pendolo che noi abbiamo nel nostro universo. E vedete che passa nel mezzo ad un fotone piatto, quello che i fisici chiamano fotone virtuale, cioè senza massa. E perché noi vediamo solo quello? Perché Shannon ha fatto, perché Shannon ne ha fatte tante cose, ha fatto una legge che dice che se noi vogliamo osservare un fenomeno, lo dobbiamo osservare con una frequenza doppia di quella a cui oscilla il fenomeno, se no non ci accorgiamo di come oscilla. Allora noi abbiamo creato l'universo, lo abbiamo creato, come si diceva prima, a 432, dovremmo osservare il fotone, che avrà una sua frequenza altissima, sicuramente al di sotto del tempo di Planck, quindi 10 alla meno 44 secondi, un flash, lo dovremmo osservare con una frequenza doppia per accorgerci che esiste l'antifotone. È per questo che il fisico vede solamente il fotone senza massa e se ne fotte di quei 250, 300, 400 articoli che sono usciti che mostrano che invece il fotone è massivo. Perché ci sono i lavori scientifici che lo dimostrano, ma questo lo faccio vedere a Firenze, se no. Ma ecco, cerchiamo di ora di capire come non essere presi per il culo. Conclusioni, come non essere presi per il culo. Il problema è onda o particella. Nell'universo duale, questo, tutti i fenomeni che ci appaiono, soprattutto a livello piccolo, possono apparirci come onda o come particella. La differenza è, la particella, io so che te sei lì, sei un fotone, pesi tanto, hai tanta energia, lo so, ti chiami Giuseppe. Invece l'onda è un'onda di probabilità sferica in cui sai che c'è un fotone, ma non sai dov'è, né nello spazio né nel tempo. Quindi hai una onda di probabilità che ti dice che il fotone è dappertutto.
Questo dice il significato della fisica quantistica. Quello che succede in questo contesto è questo. C'è un lavoro di fisica quantistica che spiega l'entropia, K è la costante di Boltzmann, per 1 meno logaritmo della funzione d'onda del fotone. Questo cosa vuol dire? Che sostanzialmente quando il microstato del fotone è 1, sono una particella, l'entropia è massima, cioè 0. Pensate, l'entropia è vero che aumenta sempre, ma va da meno infinito a 0. L'entropia dell'universo è 0. Prova un po' a metterci che questo fotone invece di essere una particella è un'onda. Meno logaritmo di quella roba lì diventa un casino. Diventa cioè un numero piccolissimo, un numero che ti dice che te non hai coscienza. Quindi, essere fotone, tu hai una coscienza precisa. Essere particella, hai la fotone come particella. Fotone come onda, non hai consapevolezza di te. Quindi, dobbiamo reinterpretare tutta la fisica quantistica, dando una nuova, un nuovo modo di vedere le cose. Se da un lato unirsi al tutto aiuta il singolo a sopravvivere, creando un sistema biologico forte in cui tutte le unità divengono un solo essere, non sei più attaccato da nessuno, alzando l'entropia e quindi la simmetria del sistema, con conseguenze aumento di entropia all'interno dell'intero insieme di unità, se tutto questo, puntini, 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 che sembra una cosa bella, no? Beh, attenzione ai rischi. Guardate, questi sono degli storni. Gli storni si mettono tutti insieme, fanno tutti la stessa cosa nello stesso momento. Che cos'è che fa fare agli storni questo nastro di Möbius, tra parentesi? Che è una cosa veramente strana che gli storni facciano un nastro di Möbius. Mi sarei aspettato avessero fatto una pera cotta, ma non un nastro di Möbius. Perché il nastro di Möbius? Che è la vera struttura dell'universo. L'universo olografico è un nastro di Möbius. Io non ve l'ho fatto vedere qui, l'ho fatto vedere in un'altra conferenza che ho fatto. Che strano. Non è più vero, come dicevano gli antichi, che uno degli storni fa delle cose e lancia i messaggi agli altri. Non è più vero. Come mai fanno queste strane figure? Cioè gli storni non si limitano a seguire un capogruppo, ma seguono un pattern, uno stampino preciso. E questo stampino preciso, se voi andate ad analizzare i lavori scientifici che ne parlano, non sanno perché accade. C'è un lavoro che forse è il più interessante di tutti, che dice che lo storno nel mezzo vede cosa fanno gli altri 6 storni attorno a lui e lui fa le stesse cose. E io interpreto lo storno nel mezzo, la coscienza, guarda cosa fanno l'alto, il basso, l'avanti e il dietro, e il destra e la sinistra, che sono le dimensioni con cui gli dèi hanno costruito l'universo. Si potrebbe così, dire così, nella Torah c'è scritto questo. Quante sono le dimensioni dell'universo? 6. Alto, basso, destra, sinistra, avanti, dietro. Pensa che cioè, gli antichi dèi, sai qualche cosetta, la sapevano, sostanzialmente. Invece è tutto il sistema, è tutto le video che si muove. E da dove le prendono? Tutte in un colpo solo le informazioni. Dal campo morfogenetico. Cioè dalla cascia, da quello che è, dove già l'informazione c'è. Devo cacciare il predatore. Per cacciare il predatore si fa così, tutti, fum, nello stesso modo. E vedete, le cose che fanno sono abbastanza interessanti, no? Tenete presente che questa cosa riesce facile perché l'entanglement che si ottiene, che è un entanglement biologico, come tra i due cervelli di cui facevamo vedere prima l'elettroencefalogramma, l'entanglement si ottiene più velocemente quanto più i sistemi neuronali messi in gioco sono semplici. Se ognuno avesse un solo neurone, fai presto a mettere in risonanza 100 uccelli con un solo neurone, 100 neuroni. Bene, se invece devi mettere in risonanza un cervello umano, la cosa diventa più complicato. Cioè, attenzione, si mettono facilmente in risonanza gli sistemi biologici più facili. Le sardine. Più il cervello è semplice, più è facile mettere d'accordo le sardine. Guarda un po'.
le sardine attorno al predatore hanno fatto un perfetto pentagono. Chi glielo dice alla sardina che sta lì nello spigolo, che si deve girare dall'altra parte, che non c'ha altre sei sardine attorno che stanno facendo quella cosa lì? Vedi che la sardina in realtà sta eseguendo esattamente una figura geometrica precisa che è nel pattern. Ti posso assicurare che le sardine non sono andate a lezione di matematica e di geometria. Te lo posso assicurare. E è perfetto, il pentagono è perfetto. Ti hanno fatto uno zero point energy a cui al centro ci hanno messo il predatore. Notare questa cosa qui. Allora... aspetta, vedi, questo è il nastro, anche il nastro di Möbius ha molto successo nel campo morfogenetico, no? Bene, il problema è, ve lo ricordate, se tutti vogliamo essere un essere più forte, più potente, ci mettiamo tutti insieme perché sennò i predatori, gli esseri che vengono da un altro pianeta, eccetera eccetera, però c'è un rischio, il rischio è questo. Più esistono cervelli semplici e più finiamo per avere delle problematiche. È più facile prendere il sopravvento su un gruppo facendolo marciare in modo che i pendoli si ripresentino in qualche modo e tu vada in risonanza con la musica che senti. Questo è il problema fondamentale. E alla fine succedono delle cose tremende, perché poi fai fare al gruppo che hai messo in risonanza quello che vuoi te, perché il gruppo, essendo onda e non essendo più particella, ha perso la consapevolezza di sé, perché c'ha la consapevolezza dell'onda, che è una consapevolezza entropica bassissima. Morale: nell'istante in cui tu decidi di sentirti entangled con il tutto, se effetti questa operazione senza consapevolezza, qualcuno potrebbe emettere i segnali di input del campo che verrebbero recepiti da tutto il gruppo ed inevitabilmente questo porterebbe il gruppo ad eseguire le istruzioni, cioè le informazioni che il leader da esterno desidera che tu faccia. L'abbiamo fatto tante volte anche noi. E forse lo stiamo facendo anche in questo momento. Bisogna che stiate molto attenti, perché se io ve frego così, stiamo molto attenti a questa cosa qui, stiamo molto attenti perché qui sta succedendo qualcosa. Io che sono il potere ho due possibilità per manipolare la coscienza delle persone. La prima è quello di dividere, cioè di mantenere due microstati al posto di uno con entropia più bassa. L'altro è quello di unire tutti i coglioni in un gruppo solo. Per fare questo bisogna che tutti siano coglioni. Quindi la televisione ti aiuta. Però succede questa cosa qui. Morale: dunque, quando si desidera fare l'esperienza della totalità e della fusione con il tutto, attenzione al livello newageano delle cose, sì, tutti insieme a cantare, tutti insieme a marciare, tutti insieme a volare, tutti insieme, attenzione, perché in realtà poi finisci con una perdita di identità, perché acquisisci l'identità della sfera, della probabilità, e in quell'istante corri il rischio di mettere nelle mani altrui la tua stupidità. Questo è quello che non si deve fare ed è estremamente pericoloso, ma che è qualcosa che è insito all'interno della consapevolezza. Cioè il gruppo c'ha un problema, il gruppo è caratterizzato da una volontà comune, non dalla volontà di uno che rende la volontà, la non volontà del gruppo la sua. Non crediate che tutti messi insieme sia sempre bene, tutti messi insieme si è bene quando tutti si è un pendolo solo. Non quando tutti si è un pendolo solo perché qualcuno ci ha fatto pendolare all'unisono. Questo è il problema fondamentale, cioè in questo aspetto della questione c'è un aspetto negativo fondamentale, cioè non cadere nelle mani della New Age, perché sarebbe la fine. Ma di questo ovviamente ne parleremo a Firenze,
con Bollani, che è un pianista e che quindi lui ha un pianoforte a 432 a casa sua, tra parentesi, con Sheldrake, che è l'inventore del campo morfogenetico, e con quel biscolo di mezzo che dirà le solite puttanate. Ma guarda cosa c'è scritto qua. Le persone oneste, la persona onesta cambia il suo modo di pensare per adeguarlo alla realtà delle cose. La persona disonesta cambia la realtà delle cose per adeguarlo al suo modo di pensare. Chissà perché mi vengono in mente i terrapiattisti. Grazie. Ma non avevo visto l'orologio, tempistica perfetta. Bene, noi abbiamo finito, se c'è qualche domanda però abbiamo ancora un po' di tempo. Una domanda, non una conferenza, un attimo. Buonasera. Sì. Mi ha incuriosito tantissimo quel aggeggio, quella sperimentazione agricola a cui accennato. Sì. E mi sorveniva, ma è troppo semplicistico il pensiero che usando un aggeggio del genere, con lei mettendo dentro degli altri criptogamici, sì, sono qualcosa sì. di, mettendo dentro degli antibiotici o sì. qualcosa del genere, sì. facendo ingerire l'acqua sì. fatta sì. passare lì sì. a chi ha bisogno, non hai tutti gli effetti collaterali dell'antibiotico, ma c'ha anche gli effetti positivi. Capisci a me? Però, come ho detto a chi ha inventato questa cosa, attenzione, perché c'è un problema. E il problema è un problema di natura temporale. Questa è una giustissima osservazione di cui se ne è parlato. Quindi, in realtà, nel far sentire solo l'odore della molecola all'acqua, l'acqua cosa fa? Fa così, cioè c'è un'onda di informazioni che passa attraverso la molecola che è l'anticrittogamico, ne prende la forma e la sposta nell'acqua su cui è stato pulito tutto il segnale. Le molecole di acqua si clusterizzano nella forma della superficie del composto chimico che io voglio utilizzare. Siccome l'entropia è esattamente la forma, l'acqua con la forma del farmaco va verso la pianta. La pianta non sa che te gli hai dato una cosa o l'altra, sente la forma dell'onda e crede che tu gli hai dato l'anticrittogamico. E invece non è così, funziona in questo modo. Però è vero che non ci sono gli effetti collaterali, perché chiaramente non ci sarebbero gli effetti collaterali, ma non ci sono ora. Fra 30 anni, perché? È il problema della velocità di reazione. Io ho due molecole, una molecola buona e una molecola cattiva. La molecola cattiva è molto più piccola di quantità, no? Ce n'è meno, molta meno. La molecola buona ce n'è il 90%. Io faccio l'impronta, avrò un'impronta del 90% di molecola buona che fa le cose e di molecola cattiva che ce n'è poca poca. Ma la velocità di reazione della molecola piccola, dove ce n'è poca poca, è altissima. Quindi in quell'istante io mi porto dietro anche l'informazione della molecola piccola. Punto numero uno. Quindi, oppure la velocità di reazione è una velocità di reazione lenta, io nel giro di, se è molto lenta non c'ho problemi, perché io tiro su il mio prodotto, mangio le arance, i pomodori e non c'ho problemi. Ma se è abbastanza corta e dura pochi mesi, prima di tirar fuori il pomodoro buono, ecco che con lentezza anche la piccola quantità di molecola cattiva ha portato dentro la sua informazione. Quindi bisogna studiare bene il fenomeno e comprendere se si può utilizzare la cinetica di reazione di due molecole che hanno un'informazione diversa, che trasportano un'informazione con la stessa velocità, ma che poi arrivati sul punto hanno due velocità di reazione completamente diverse, quella per cultura va provata. Un attimo, perché tu non guardi le altre cose. In merito al paragone pendolo, essere cosciente o essere umano, io sono un neurone, quindi spero sempre di potermi mettere di connessione, ma tanti in questa sala ne ho più di uno, non siamo, nessuno di questi può essere detto pendolo, quindi non c'è speranza che ci si possa mettere in connessione se non
per un colpo da qualcuno all'esterno che ci possa comandare, che ci possa in qualche maniera indirizzare. Perché ci deve essere sempre uno spunto da parte di qualcuno, di qualcosa, per mettere in connessione i vari soggetti. Sì. Il problema è risolvibile sapendo. Io potrei. Allora, questa domanda ha due risposte, una breve e una semibreve. Quella breve è: se fai il TCT non avrai questi problemi, perché l'acquisizione della consapevolezza di sé non ti permette più di farti pendolare con la frequenza che un altro ti vuole imporre. La domanda più un pochino più lunga, la risposta un pochino più lunga è: il problema è che ora noi sappiamo che le cose stanno così, cioè noi sappiamo che nel farti omogeneizzare dal sistema, cioè questo si chiama globalizzazione politica se volete, o globalizzazione totale, o globalizzazione religiosa, o globalizzazione economica, in cui tutti devono mangiare lo stesso formaggino, tutti in certi tipi di governi tutti si dovevano vestire nello stesso modo, con lo stesso colore, oppure tutti dovevano usare lo stesso tipo di pettinatura. Succede, sta succedendo oggi in questo universo. Qualcuno vuole che tutti votino nella stessa cosa, e ti vogliono far credere che tu hai votato e tutti hanno votato insieme per la stessa cosa. No, tutti in realtà si sono fatti pendolare purtroppo e hanno creduto in quell'istante di mettersi in comunicazione entropica con il leader, e per un istante sono diventati il leader. È pericolosissima quella cosa lì. Quindi non è che non c'è speranza, la speranza c'è, ed è il fatto che ognuno di noi è partito politico di se stesso. Per questo io dico: non andate a votare, cioè non partecipate a questa pendolata comune. Buonasera professore, proprio per quanto riguarda gli input le volevo chiedere una cosa: se aveva già incominciato a studiare per quanto riguarda gli effetti che potrebbe fare il 5G, dato che comunque è già utilizzata come arma militare, e secondo la tua domanda a che punto siamo e come si è messi per il triade sound test. Grazie. Dunque, il problema del 5G è un problema che può essere complicato o semplice. Innanzitutto quello che si vede è che ha degli effetti devastanti su certe cose. Per esempio, una delle cose che diceva anche il Massimo Mazzucco è che c'è stata la repentina voglia di abbattere un casino di alberi, di foreste, perché i bassi alberi producono delle problematiche sulla propagazione del 5G. Quindi noi ci troveremo deforestizzati solamente perché il 5G deve passare. Il 5G è in realtà ha due effetti fondamentali. Il primo vuole farti credere che tu potrai con il tuo telefonino vedere i film più velocemente che prima. Però in realtà, siccome l'uso è sostanzialmente come sempre stato, la ricerca scientifica ormai è tutta appunto gov, cioè tutta militare, è ai militari che serve questa cosa, più che ai civili. Ma qui va ricordata una cosa importante: noi ci troviamo in queste situazioni, cioè nella situazione di ora pensare per un attimo, ma non sarà che ci fa male. Ecco, nell'istante in cui pensiamo ma non sarà che ci fa male, ma perché non abbiamo pensato 10 anni fa? Perché 10 anni fa non avevamo la consapevolezza di pensare che ci faceva male. Ora, dovete tenere presente una cosa fondamentale: chi produce un telefonino non vuole ucciderti, perché se te muori non te compri più il telefonino. Quindi stai tranquillo che da quel punto di vista non ti fa male. Il male è un altro. Il male non è tanto che il 5G con le sue radiazioni ti fa male. Il 5G non fa altro che aumentare la possibilità che tutte le informazioni del mondo esterno ti vengano addosso. E quindi tu non solo passerai più 12 ore davanti al telefonino, ma ce ne passerai 24 davanti al telefonino, facendo in modo tale che il tuo cervello, secondo Coslin e Pribram, che sono due neurofisiologi, invece di fornire la realtà, creare la realtà esterna, non avranno più tempo di creare la realtà esterna, perché tu non devi creare nessuna realtà, e per fare questo il cervello deve essere sempre mantenuto in attività esterna verso l'interno, non più interna verso l'esterno. Quindi te non potrai più vedere una persona che mentre si riposa, mentre dorme, mentre va al gabinetto,
non si porta più il telefonino. Perché te devi portare il telefonino al cesso? Non ha nessun senso entropico. Nessuno. Sai quanta gente qui c'è che lo fa? Allora non è il 5G, è quello che c'è dietro, cioè la manifestazione del fatto che chi comanda vuole che tu non pensi. E quindi, siccome tu bene o male pensi, ti tengo io il cervello occupato facendoti vedere. Si portava il giornale lì. Sì, certo, qual è il problema? Il problema è, sì, ma è la stessa cosa, il problema è che prima l'informazione era lenta e che quindi tra una parola e l'altra avevi tempo di pensare, e sostanzialmente da un punto di vista psicologico la persona, soprattutto psicoanalitico, che si sente sola oggi, e noi abbiamo, secondo Hillman, creato una civiltà schizofrenica, nell'istante in cui noi ci sentiamo soli dobbiamo praticare quella che è la bulimia della coscienza, cioè il grasso che mangia ancora di più perché crede di avere fame, invece ha solo bisogno d'affetto, e quando ha mangiato si rende conto che in realtà non ha risolto il suo problema. Allora noi la solitudine non la comprendiamo, non crediamo di essere soli, e quindi dobbiamo essere sempre connessi con il mondo esterno, che ci fa credere che noi siamo uno dei punti di partenza della sfera del mondo esterno, cioè ci vogliamo sentire non soli, e per fare questo abbiamo deciso di essere onda, non particella. Per essere onda vera, te devi avere la consapevolezza della particella. Cosa dice Krishnamurti? Krishnamurti, quando scrive un libro sul tempo con Bohm, che è un fisico quantistico, dice: ci sono due momenti in cui te ti senti di là e riesci a vedere bene quello che succede di qua, e quando sei di qua che però non ti ricordi che cosa avevi visto di là. E lui dice: non è possibile essere di qua e di là contemporaneamente, cioè acquisire la consapevolezza e la coscienza della realtà reale e della realtà virtuale. Su questo io non sono d'accordo. Tu devi essere onda e particella insieme, proprio come fatto un ologramma. L'ologramma all'inizio del tempo è la figura dell'universo, che se te la guardi con la lente di ingrandimento vedi che ogni pezzettino piccolo dell'universo contiene tutte le informazioni dell'universo, ma il rapporto segnale-rumore di fondo è altissimo, quindi te non capisci bene, cioè tutto schicchierato, tutto a quadretti l'immagine, non si vede bene cosa c'è dentro. Mano a mano che tu partecipi all'esperienza della separazione e poi ti riunisci, il punto 1 e il punto 3 sono uguali, l'ologramma è sempre unificato, ma questa volta quando te vai con la lente di ingrandimento a guardare un pezzettino piccolo piccolo, scopri che il rapporto segnale e rumore di fondo è cambiato e che ogni pezzettino piccolo piccolo ha la capacità di riprodurre esattamente tutto l'ologramma, cioè la onda e la particella hanno a quel punto la stessa entropia. Quindi non si possono riempire dei vuoti che tu non sai cosa sono con cose qualsiasi, perché questo produce un aumento di un blocco dell'aumento dell'entropia. La coscienza e la consapevolezza è proprio quella, perché io mi devo per forza passare il tempo a farmi dire da un altro cosa devo fare. Perché un altro mi deve dire cosa devo mangiare? Perché un altro mi deve dire cosa devo votare? Perché io non mi prendo la consapevolezza e la coscienza di fare quello che voglio io e non dare nelle mani dell'altro la mia vita? Cioè, non ha senso questa cosa qui. Questo è l'istante in cui noi ci riprendiamo la consapevolezza e la coscienza di chi siamo. Particella. Ma sappiamo che potremmo diventare onda quando vogliamo, con la consapevolezza che non perdiamo l'entropia, perché l'entropia non si perde nella particella. In quell'istante l'ologramma finale non ci sarà più Rossi Giovanni, ci saranno tutti insieme, ma volendo tu in qualsiasi istante puoi tornare a essere Rossi Giovanni. Quindi puoi essere onda e particella, ma lo scegli te, non te lo fai scegliere da chi comanda. Che cos'è l'identità? Parlato di identità. L'identità è la rappresentazione del fatto che tu sai chi sei. Questa è l'identità. Non c'è scritto sulla carta d'identità, c'è scritto Corrado Malanga maschio. Ma sarà vero?
Corrado Malanga forse, ma maschio? Lo dice la carta d'identità. Su degli attributi esterni, ma dentro te cosa sei? Qual è il rapporto che te hai con la parte animica, mentale e spirituale? Conosci la tua parte animica? Ci hai mai parlato? Conosci la tua parte spirituale? Ci hai mai dialogato? Perché se non ci hai mai dialogato, quando vai a fare il TCT, queste tre sfere luminose ti appaiono offuscate, difficili, lontane, piccole. Quello è il significato come dire, archetipale della visione che te ti stai costruendo. Quando è lontana, è scura, è buia, te vuol dire che lei non, è lontana da te, là, quella sferettina lì non ha consapevolezza di chi è e te non hai consapevolezza di lei. Quando te non hai consapevolezza della tua parte animica, mentale, spirituale, non hai identità. Bene, bene. A questo punto direi che veramente possiamo chiudere. Però c'è l'ultima, la seconda domanda del ragazzo era: a che punto è? A che punto è? Triade? Ah, sì. Dopo tutte queste cose è chiaro che noi stiamo lavorando sui numeri, quindi abbiamo dei numeri precisi. Per esempio, lo vedete questo 13 e 45 che è venuto fuori, che è il La 0. Ebbene, ho scoperto che nella equazione della accelerazione di gravità, gravità dell'universo virtuale olografico, c'è una formula che dice che la forza per la distanza, cioè l'energia, è uguale all'entropia per la temperatura. Quando tu applichi questa formula, scopri che la forza dell'accelerazione che compare come qualità emergente dalla piegatura dello spazio-tempo, direbbe così Einstein, questa forza è uguale esattamente a 13,49 elevato a pi greco. La forza con cui si muovono le cose è legata a una frequenza, che è quella frequenza lì. Vuoi vedere che con questo sistema noi siamo in grado di muovere i sassi della piramide di Cheope? Però ci devo lavorare, ovviamente. E attenzione, perché per quanto noi si possa costruire una macchina con le frequenze giuste, come fa Finsterle, per farti acquisire consapevolezza di te e a quel punto farti guarire, perché la guarigione, secondo il mio modesto punto di vista, è legata alla fusione delle tre sfere, se no non si può avere, se no non funziona. Fusione irreversibile, perché non si torna indietro dall'entropia. Quando tre microstati sono diventati uno stato solo non si torna indietro, l'entropia aumenta sempre. Ilya Prigozhin, premio Nobel per la biochimica. Quando hai raggiunto l'unione, l'unificazione delle sfere con una macchina, spegni la macchina, siccome non ci hai messo niente della tua coscienza, le tre sfere si rifanno un'altra volta. Quindi non sperare tanto in una macchina che ti fa fare il triade sound test, ma costruisci dentro di te la volontà di farlo, perché così è il vero e unico modo per non tornare indietro. Grazie, bravo. Allora, abbiamo qui un amico.